Buongiorno, buon pomeriggio, pure buon. Di buono non c'è niente oggi, non c'è niente. È cominciata già alle 5 e mezza stamattina in una maniera disastrosa che magari vi racconterò nel prossimo video. Oggi proprio non mi va, ma è cominciata proprio in una maniera pessima. Poi adesso sta diluviando, sta piovendo a dirotto. Prima c'era il sole. Dovrei portare giù l'Apo, però aspetto che smetta perché veramente sta diluviando. Tant'è che sto poro Cristo mi ha portato la spesa, ma loro hanno tutti i tutoni apposta, ma le borse sono tutte bagnate. Comunque, a chi piacciono i video spesa, ho promesso che ne avrei fatto uno a settimana. Se posso, i penny, vedete, tutte le borse sono tutte bagnate, ma tanto queste le rompo perché tanto non ho. Sono borse che proprio, come vi ho detto, si spaccano toccandole. Allora, cosa ho comprato? Il raffreddore va di cacca, mo c'ho il naso mezzo libero, ma solamente perché ho messo il Vixines, lo spray. Il microfono mi è arrivato ieri sbagliato, me l'hanno mandato sbagliato, perciò ne ho ordinato ulteriormente un altro. Lasciamo perdere. Io spero che si senta ugualmente anche senza microfono. Lapo, no, che ti bagni tutte le zampette, tutto bagnato. Ma sì, ma ta, chi se te frega. Vabbè, comunque, un Zimilla, 1 litro di latte Zimilla. Qua c'erano, vabbè, butto via tanto, chi se ne frega, due ricottine, le solito che mi prendo io vado bene perché sono due da 100 grammi e perciò sono comode. Poi, allora, acqua e latte, poi mi sono presa, non la butto, Scilla, non la butto perché è tutta bagnata e facciamo così, altrimenti butto acqua dappertutto. Mi sono presa queste che non sono le gocciole, però gli assomigliano, ma sono buone ugualmente, no? Non sono per il lapo. Poi andiamo con la seconda borsetta, tutta bagnata. Spesa bagnata, spesa fortunata. Fidatevi. Allora, ho preso queste caffè crema espresso 16 capsule a 3 euro o 2,90. Non le ho mai prese, vediamo come sono. Tanto io caffè ne bevo uno ogni 2-3 giorni, perciò non è che vabbè. Comunque, ho preso queste, poi mi sono presa i filini perché siccome che appunto sto mangiando quasi niente perché tanto c'ho il raffreddore, c'ho sempre il naso chiuso, non sento odori, sapori, non sento assolutamente niente, perciò non passo anche la voglia di mangiare, perciò mi faccio o la minestra. Mi sono presa difatti la ricotta perché magari stasera faccio i filini qua. Gli metto dentro una ricottina in un po' di filini e faccio tipo una minestra così. Poi ho preso questo pecorino per Giovanni e a me ho preso questo che è il grana, quello normale. Poi, mamma mia, sono tutte bagnate, anche le robe dentro la borsa, guardate. Piadine, stasera mio figlio ha detto se gli facevo le piadine, vabbè, perciò gli ho preso, cioè, gli ho preso la porchetta, dovrebbero essercene due, in mezzo all'acqua, sì, due di porchetta, non so come mai è così bagnata perché è arrivato, mamma mia. No, vabbè, no, ma guardate. Cioè, ma la borsa è proprio piena di acqua. Cioè, la vedete qua l'acqua? Non ci credo.
Ma l'ho vista. Ecco perché c'è acqua ovunque. No, no, fuori no! Dai, ma non ci credo. Non è giornata. Ma sto ragazzo o si è fermato per strada e si è messo dopo la tuta, o sicuramente perché è arrivato, c'aveva tutta la tuta, c'ha le tute apposta, perché quando poi ho ordinato la spesa c'era il sole, c'era, capito? Ho ordinato la spesa, c'era il sole, è venuto fuori tutto di colpo, è venuto nero ed è venuto a piovere. Evidentemente, secondo me, aveva sicuramente il, perché hanno il, quel baule dietro giallo lì che mettono lì, aveva la cerniera, secondo me, aperta, che l'acqua gli è andata giù sicuramente venendo qua. Vabbè, comunque non importa. Vediamo anche questa se è tutta piena di acqua. Tanto è roba che basta asciugare con una pezza e si risolve il tutto, non è questo il problema. A me dispiace perché solitamente, guardate, se piove io tendo sempre a non ordinare niente, perché vi giuro, mi dispiace talmente tanto far andare in giro. Lo so che il loro lavoro, loro sono contenti se chiami, perché giustamente loro ci guadagnano, però... Cioè, con un tempo del genere, vi giuro, quando ho visto che cominciava a diluviare, ho subito detto, oh madonna, quel povero ragazzo che mi porta la roba. Perché vi giuro, mi dispiace vederli magari andare in giro in bici o in motorino sotto l'acqua. Lo so che il loro lavoro ci guadagnano così, però veramente a me dispiace saperli in mezzo all'acqua. Comunque poi ho preso l'acqua, due... Anzi, ne apro subito una che ho la bocca lappata. Mamma ragazzi, che giornata oggi, non vi dico. È cominciata in maniera traumatizzante già dalle 5 di stamattina, 5 e mezza. Sapete quelle giornate che sarebbe meglio stare a dormire tutto il giorno e non alzarsi neanche dal letto, ecco quelle. A parte questi giorni dovrei manco alzarmi, perché vi giuro c'ho la forza di un bradipo, mamma mia, cioè veramente. Secondo me oggi febbre non ne ho, ma non so neanche gli altri giorni quanta ne avevo, perché come vi ho detto io non me la so quasi mai, me la so misurata il primo giorno e basta. Perché vi ho detto io sono molto ansiosa, no? Perciò, essendo che Giovanni è al lavoro, perciò io voglia o non voglia, l'apo lo devo portare. Che abbia 40 di febbre o ne abbia 36, l'apo lo devo portare. Perciò dentro di me, pensate che mente malata, dentro di me ho detto, se mi misuro la febbre mi viene l'ansia, perché dico, oh mamma, c'ho 38 di febbre, devo andare giù al freddo qua e là. Perciò dico, è meglio non sapere... Ecco, l'avevo appoggiato qua, fermo lì, fermo... Ho detto, è meglio non sapere quanta ne ho e se ne ho, che così vado più tranquilla. Perciò io in questi giorni non me ne sono neanche mai misurata la febbre. Sono sicura che ne avevo, perché, cioè me la sento, ma più che altro che perché ho sudato, cioè io sudavo, cioè mi sono cambiata anche oggi, mi sono cambiata, perché cioè... Sapete, hai caldo, sudi, ma proprio sudare deve essere la maglietta bagnata, da cambiarla, la maglietta proprio da cambiare, bagnata. Dietro qua i capelli bagnati, capito? Cioè sudare proprio, di quando ti va giù la febbre, poi ti va su e freddo, poi ti va giù e sudi. E io sti giorni qua sono sempre stata così, però non è che sono mai rimasta a letto tutto il giorno, sotto le coperte, cioè, ragazzi, sono io... Cioè, ho sempre dovuto far da mangiare, le mie portare giù l'apo 4 volte, capito, voglia o non voglia, ho sempre dovuto fare queste cose qua, come le fanno tanti di voi, mica mi sento supereroe, sia chiaro, è che vi sto raccontando. Andiamo avanti, poi ho preso il mio solito, questo che io mi trovo bene, perché costa
sui 5 euro e sono 6 scatolette, 6 mi sembra, sì, ed è anche buono, vi devo dire la verità. Poi ho preso due sole per Giovanni, le ho prese per lui, due lattine di Pepsi Zero, come sempre. Poi per me mi sono presa questo qua, che è il risotto alla milanese. Voglio assaggiarlo, costa 89 centesimi, non l'ho mai provato. Sapete che io ogni tanto compravo tipo quello della o della Coop o della Knorr, così non c'è niente amore per te, o della Coop o della Knorr, l'ho sempre comprato. Ah, ultima cosa, questo qua che è la salsa Mutti, però qua ho sempre preso quello della Knorr, così ogni tanto io lo faccio. E visto sti giorni qua che sto mangiando roba calda, roba così, capito? Mi sono presa, ecco, il riso per fare, lo farò stasera, credo. No, amore, saltare su così, cosa non si fa questa roba qua, eh? No, no, vale, vabbè. Ecco cosa mi sono dimenticata di prendere, che l'avevo pure scritto, vi giuro, l'avevo scritto, e mi sono dimenticata di prendere il miele. Avevo scritto di prendere il miele e mi sono dimenticata di prenderlo. Pensate un po' voi. Miele e un'altra roba. Pensate che avevo scritto anche il foglietto delle robe da prendere. Ma non c'è niente qua per te l'apo, inutile che abbai, non ce ne sono biscotti. Inutile che abbai, non ce ne sono biscotti. Non c'è niente per il lapo qua. Se smette adesso di piovere ti porto giù, ma se smette perché finché piove così. Mamma mia, il miele. Ma che cogliona che sono. Che palle il miele. Che testa di cavolo. Una delle cose più importanti da prendere era il miele, perché io con la tosse mi trovo la tosse così, quando cerco da fare l'ingola, latte e miele. Ho preso il latte ma non ho preso il miele. Vabbè, ormai. Vabbè ragazzi, niente, questa è tutta la mia spesona di questi giorni, perché non sto comprando niente. Ho fatto la spesa oggi. Era oggi è mercoledì, credo, venerdì ho fatto l'ultima volta la spesa, non ho più fatto, ho comprato niente, perché con la scusa che Giovanni era a casa con la febbre e io mi sono ammalata pure io, praticamente non abbiamo quasi mai mangiato, abbiamo mangiato pochissimo, perciò non ho neanche più fatto spesa, non ho più comprato niente, ho fatto proprio oggi perché proprio non avevo quasi più niente a casa, capito? Mi mancava proprio il necessario, tipo il latte, perché anche Giovanni magari la mattina lo beve. Ci manco forza di parlare. Ma che c'ha quello là da urlare? Beato te che c'hai la forza da urlare, guarda, ce la vorrei avere io, la forza che c'hai te da urlare. Vabbè ragazzi, niente, io vi mando un bacio formato famiglia, se vi va come sempre. Fate il cazzo che volete. Ciao, buona giornata.